Quella mattina, dopo la colazione al caffè letterario del Teatro Massimo, Fifiddu incontrò per caso Maria Carollo. Si stava dirigendo verso i quattro canti, parlava al cellulare, era concentrato su una conversazione di che fare di politica. Non si accorse della donna mora, alta, slanciata, elegante, che lo stava puntando coi suoi occhi neri, profondi, grandi, circondati da sopraccigli folti, fitti, curati, che gli stava passando accanto. Maria lo chiamò. Dal timbro e dalla musicalità riconobbe la familiarità di quella voce. Si bloccò, si voltò e la guardò negli occhi. Maria gli sorrise. Fifiddu ricambiò con un sorriso ampio e spontaneo che subitamente ritrasse, continuando a fissarla negli occhi, che vide improvvisamente lucidi. Si avvicinarono di scatto, si scambiarono un saluto che a qualsiasi estraneo osservatore sarebbe apparso intimo, complice. Poi poche battute di circostanza, imbarazzate. Fifiddu le sorrise ancora. Gli occhi di lei, mentre gli diceva che stava bene, lo fissavano intensamente, sperando forse che lui le chiedesse qualcosa che andasse al di là delle domande scontate che ci si scambia quando accade di incontrarsi casualmente dopo oltre 2 lustri. Fifiddu non lo fece. Terminò la sua frase, l'ascoltò replicare e non disse altro. La salutò con un leggero bacio sulla guancia, che Maria ricambiò con un caloroso abbraccio accennato, e proseguì la sua camminata verso via Macheda, illuminata dalla vivida luce d'inizio primavera, affollata di turisti e di pedoni nostrani, alcuni rilassati, altri annoiati, che sembravano vagare in cerca di qualcosa che potesse distrarli della loro piatta quotidianità. Dopo pochi secondi ricevette un messaggio sul suo Nokia N90. Maria gli chiedeva quando avrebbero preso un caffè insieme. Lui digitò 2 puntini, un trattino, una D maiuscola e premette il tasto invio. Non scrisse altro. L'immagine di Maria, di quando anni prima si erano frequentati intensamente all'università, gli ritornò impetuosa, potente, piacevole e nostalgica. Erano giovani e belli, pieni di energia e di leggerezza, venusti, eleganti, attraenti, invidiati da tutti i loro colleghi di corso. Erano 18enni entusiasti, colmi di grandi speranze, di un futuro radioso. Avrebbero voluto conquistare il mondo. E lui con la passione per la politica e lei con la passione per la legge e la giustizia. Entrambi con la passione per la vita, per l'amore, con la voglia di possedere l'universo, di possedersi l'un l'altra, come se quella fusione di corpi e di anime li conducesse oltre il reale, oltre la quotidianità, oltre il presente, oltre quell'oltre che li rendeva invincibili. Fifiddu era il primo anno di università quando incontrò Maria per la prima volta. Anche Maria era una matricola. Lui era il giovanissimo neoassessore ai lavori pubblici del comune di Montedoro. Doveva studiare e fare politica. Maria lo aveva notato subito. Erano entrambi incantevoli, intelligenti e curiosi di conoscere la vita. Il secondo giorno di lezione si presentarono. Fu Maria che si avvicinò a Fifiddu mentre lui stava parlando con alcuni colleghi. Lo vide e si diresse verso il piccolo gruppo di giovani. Disse il suo nome e porse la mano a quelli che sperava poi sarebbero diventati nuovi amici universitari. Fifiddu, dopo aver pronunciato il suo nome e averle stretto la mano, non esitò a chiederle se le andava di prendere un caffè al bar di fronte.
Maria fece un cenno di assenso col capo. Lo presero al banco, in piedi. Sorseggiandolo, continuarono a parlarsi. Lui parlava e lei gli sorrideva. Lei parlava e lui la fissava diritto negli occhi, che si accorse gli avevano accelerato i battiti cardiaci. Maria era divina, incantevole. Malgrado l'apparente magrezza, le sue curve erano irresistibili. Il suo petto prorompente di morbida rotondità, seppur ben coperto, con un giubbottino aderente in pelle nera. Alta quasi quanto lui, di un'eleganza innata, formosa, sinuosa. Anche Fifiddu era nubiato picciutto. Sua nonna poi glielo diceva sempre, ogni volta che lui l'andava a trovare, lei lo prendeva per le guance, si avvicinava il capo alle labbra, lo baciava nella fronte e gli ripeteva «Chi si biedu!» E a quel punto scoccava il bacio al cuscruscio. Ma di quei complimenti non si fidava molto. Era sua nonna e gli voleva bene, troppo bene. Solo durante gli ultimi 2 anni di liceo ne divenne consapevole. Aveva capito il potere del suo aspetto fisico, del suo sguardo coi 2 occhi di Atta, chiari e trasparenti come il mare dell'isola dei conigli che riuscivano ad ipnotizzare le compagne di liceo. Pochi giorni dopo quel primo incontro, la passione li travolse irrimediabilmente. Dopo le lezioni all'università, era incontrollabile rito andare a pranzo a casa di Maria, che aveva una stanza in un appartamento di via Ernesto Basile, che divideva con altre studentesse. Pranzavano velocemente per poi chiudersi nella stanza di lei. Si amavano voracemente finché le forze non li avessero abbandonati e i corpi non divenissero stremati. Esanimi. E poi, esausti, si abbracciavano con tutta la forza che rimaneva loro. Poggiavano le labbra dell'uno su quelle dell'altra. E si addormentavano con i respiri che si fondevano come poco prima avevano fatto le loro giovani membra. Vissero una passione impetuosa, intensa, tormentata, violenta qualche volta, per i distacchi e per la superficialità di Fifiddu, che resisteva alle richieste di Maria di ufficializzare con le rispettive famiglie la loro relazione. Le diceva che dovevano rimanere liberi di amarsi, e nella libertà reciproca che si manifesta il vero amore. Così le diceva. Maria pensò che avesse ragione. Quell'affermazione la convinse per un po', ma capì che non avrebbe più potuto fare a meno di lui. La passione di quei giovani corpi si ripeteva impetuosa, travolgente, sempre. Il pensiero di lui in Maria divenne quasi ossessivo. Non riusciva a smettere di pensarlo quando non erano insieme. Solo lo studio la distraeva da quell'ossessione. Forse per questo i suoi risultati universitari erano sempre brillanti, eccellenti, migliori di tutti gli altri suoi colleghi. Entrambi erano assetati l'uno dell'altra. Quel possedersi da pace si attenuava solo quando i corpi erano stati svuotati dalla reciproca volontà che li scatenava irrefrenabili. Ogni volta che decidevano di condividere i loro sapori, ogni volta che Fifiddu andava all'università per seguire le lezioni o sostenere gli esami, ogni volta che si inventava una scusa per non rientrare a Monte d'Oro dove l'aspettava sua madre Pippina e il sindaco Ventimiglia, per tutte le questioni da risolvere e da portare avanti in comune. Dopo 3 anni di incontri quasi quotidiani e di impetuosa passione, Fifiddu decise di allentare quella relazione. Ad allora non sempre si fermava in città dopo le lezioni o dopo aver sostenuto gli esami. Prendeva delle scuse che Maria, dopo pochi giorni, capì
che erano solo banali pretesti. Pensò si trattasse di un problema temporaneo e lasciò correre. Ebbe fede e aspettò che ritornasse quello che era sempre stato. Ma, Fifiddu, quella storia non poteva più continuarla. A Maria tutto questo non poteva confessarlo, non avrebbe mai potuto farlo. Si era posto degli obiettivi molto precisi nella sua vita e lasciarsi travolgere da quelle inquietudini di giovane amante avrebbe significato rinunciare a tutto quello che aveva ardentemente voluto fin dal primo liceo. Tutto quello che aveva progettato sin dalla prima settimana da liceale ingenuo e speranzoso, dal primo tema di italiano che aveva assegnato alla prima B del liceo Santi Savarino di Battinico la professoressa Galatigna. Maria capì presto le intenzioni di Fifiddu, comprese che voleva abbandonarla e il dolore la travolse. Per qualche settimana stette in silenzio, sperò che cambiasse idea, sperò che gli tornasse la passione per lei. Non disse nulla delle sue sensazioni, dei suoi pensieri inquieti. Poi non ci riuscì più. Il dolore la stava divorando e doveva cacciarlo fuori con tutte le sue forze. Doveva liberarsi di quella pena che la stava annientando, che non le dava pace, che non le dava più certezze, che la notte, nel sonno, improvvisamente la soffocava come se stesse annegando il mare aperto. Che la scaraventava in precipizi infiniti, che la immobilizzava tra mani demoniache, che le tappavano la bocca perché non potesse gridare aiuto. Disperatamente si rese conto che doveva trovare un appiglio per salvarsi, per svegliarsi da quell'incubo che la stava schiacciando come uno scarafaggio, un incubo che dalla veglia si trasferiva nel sonno. I sogni sempre più inquieti. Maria si rese conto di aver perso le certezze che aveva sentito forti e rassicuranti fino a pochi giorni prima. Quelle certezze che le avevano fatto sognare un futuro felice e pieno di amore con Fifiddu. Non poteva più fare finta di nulla. Non ci riusciva più. Era sicura che lui le stesse nascondendo qualcosa. Era sicura che avesse dei progetti chiari che non la includevano. Lo conosceva bene Fifiddu e sapeva che nulla lo avrebbe potuto distrarre dai suoi obiettivi. Ma quali erano questi obiettivi? Fu rispondendo a questa domanda che temette con orrore di saperlo. Fifiddu si era sempre confidato con lei. Sapeva molte cose della sua vita a Montedoro, delle sue relazioni di lavoro e di politica. Sapeva. Ricomporre nei suoi pensieri tutti quegli indizi la paralizzarono. Le tolse il respiro. Non poteva essere, si disse, tremò e si convinse che avrebbe dovuto affrontarlo, che avrebbe dovuto parlare. Non si vedevano da una settimana. Fifiddu aveva sempre rimandato. Quel giorno avevano sostenuto l'esame di diritto civile. Entrambi lo avevano superato col massimo dei voti e la lode Maria con 28 Fifiddu. Dovevano festeggiare. Fu Maria che prese l'iniziativa. Lo invitò a pranzo a casa sua. Fifiddu, senza pensarci troppo, accettò. Sarebbe dovuto rientrare a Montedoro la sera per cena e subito dopo sarebbe dovuto andare a casa dal sindaco. 20 miglia. Aveva tutto il tempo per rimanere l'intero pomeriggio con Maria. Così fece. Pranzarono velocemente nella cucina dell'appartamento di Maria e poi si chiusero nella stanza di lei. La passione li travolse ancora, per ore. Sfiniti dall'amore, rimasero nudi, distesi sul letto, fissando il soffitto dipinto come un cielo notturno stellato d'agosto. Maria chiuse gli occhi e recuperò le forze.
Si sollevò sul fianco sinistro e lo guardò con tenerezza. Fifiddu le sorrise e ricambiò il suo sguardo dolce, che subito dopo vide determinato. Gli occhi di Maria erano divenuti decisi, scrutatori. Senza rendersi conto, nel fissare Fifiddu, rimette leggermente le palpebre. Con la voce a tratti decisa, a tratti tremula, con gli occhi talvolta feroci, dall'altra colmi di lacrime e di dolore, gli disse: Fifiddu, dimmi cosa sta succedendo. È da una settimana che non ti fai vedere né mi chiami. Cosa succede? Non era mai successo prima. È da un mese che sei assente, sempre più assente. Non sei più come prima. Oggi mi sei sembrato un estraneo. Cos'è successo? Le ultime due volte che siamo stati insieme, con la testa eri da un'altra parte. Sento il tuo corpo, ma non sento la tua anima. La trovo più. Non ci sei. Sono due settimane che sto impazzendo, Fifiddu. Io non so cosa pensare. Forse ti ho sopravvalutato, forse sono stata ingenua a fidarmi di te, a darti tutto di me, ad abbandonarmi completamente a te. Non mi parli più come prima, non mi dici nulla di quello che sta accadendo, da un mese non mi dici più niente dei tuoi progetti. Ti stai allontanando lentamente. Cosa succede? Tu sei il mio uomo. Io ti ho considerato il mio uomo, il mio amante, il mio amico, il mio maestro, la mia vita da quando ti ho conosciuto. Io mi sono affidata a te, Fifiddu. Cosa sto avendo in cambio per tutto questo? Il tuo silenzio da un mese, la tua vigliaccheria, il tuo essere codardo. Non riesci a guardarmi negli occhi, non riesci a dirmi quello che pensi, quello che forse vorresti dirmi, ma non hai il coraggio di farlo. Lo vedo, che non mi guardi più negli occhi quando facciamo l'amore, lo sento, il tuo corpo com'è diventato indeciso, metallico. Lo sento il tuo distacco netto dopo che i nostri corpi si sono fusi di piacere e di passione. La mia passione, forse. Non avrei voluto dirti nulla e lasciare che la cosa scorresse come acqua nel torrente, che passasse, che tutto ritornasse lentamente come prima. Ma ho capito che non è così. Ho avuto due settimane di dolore intenso. Ho vissuto un mese di sofferenza, di abbandono che ho sentito lento, inesorabile. Ho delle emozioni, io. Sono una donna che ha bisogno di parlare, di dire quello che sente, di raccontare le sue emozioni. I suoi battiti che adesso sono diventati incerti. Non posso tenermi dentro tutto questo. Non ci riesco. Sono profondamente addolorata. Amareggiata. Mi hai sempre detto che ognuno di noi deve mantenere la sua libertà, la sua vita. E così abbiamo fatto in 3 anni. Ci vediamo per parlare, per stare insieme quando ne abbiamo voglia, mi hai detto l'ultima volta. Per parlare? 2 settimane fa mi hai detto che quando vogliamo ci vediamo per parlare. Per parlare? Come per parlare? Forse in questi anni mi hai considerato una donna con cui parlare, una donna da salotto, da abbindolare, da scopare, e poi ognuno per i cazzi suoi. Una donna da sedurre con le tue chiacchiere, con i tuoi complimenti falsi. Sono falsi, Fifiddu. Ti ho considerato un dio. Questo lo capisci? Ti ho portato su un piedistallo per tutti questi anni. Sei stato il mio uomo. Il mio eroe, il mio esempio di vita.
Quanto ti ho amato, Fifitto! Quanto ti amo ancora oggi! Più della mia stessa vita! Non puoi nemmeno immaginarlo! Non ti ho mai chiesto nulla! Ho preteso soltanto il tuo amore, i tuoi baci, i tuoi abbracci. Sentire la tua pelle attaccata alla mia, la tua bocca appoggiata sulla mia bocca, la tua lingua avvinghiata alla mia lingua, il tuo sapore mischiato al mio sapore, il tuo respiro fuso col mio respiro. Solo questo ho voluto da te, solo questo. Tutti i giorni, tutte le ore, tutti i momenti, sempre. Sono uno spirito libero e indipendente, questo lo sai. L'ho sempre riconosciuto e ne sono fiera. Adesso questa mia libertà viene compromessa dai tuoi silenzi, dal tuo non dirmi la verità, dalle tue assenze, da quello che hai in mente e non mi dici. Finché c'era carezza e rispetto, ero felice, sicura di me e serena. Ma adesso il tuo rispetto per me sta venendo meno, è venuto meno. Mi stai facendo soffrire tantissimo, Fifitto. Devi saperlo questo, sto male dentro. Mi sento mancare le forze. La notte non dormo più sonni tranquilli. I miei sogni sono tempestati da incubi, da paure, da ansie incontrollate che mi sbattono come una barca sugli scogli in un mare improvvisamente tempestoso. E tutte queste cose te le devo dire. Ne devo parlare. Come sto facendo adesso. Tutto questo mi fa schifo, Fifitto. Mi sta abbandonando, eh? Mi stai lasciando come se fossi un oggetto usa e getta. Cosa stai facendo? Vuoi volatilizzarti? Vuoi scomparire? Come se nulla fosse accaduto? Ma è accaduto tanto in 3 anni. Mi ha rubato il cuore e l'anima. Adesso non mi appartengono più. Sono tuoi da 3 anni. Mi possiedi tu dentro di te e mi vuoi buttare nel cesso? Vuoi fare questo? Ho sempre pensato che fossi una persona saggia, matura, attenta, sensibile. Ti ricordi che cosa mi dicesti una volta? Te lo ricordi? Mi guardasti negli occhi dopo che avevamo fatto l'amore tutto il pomeriggio. Eravamo stremati da quanto ci eravamo amati. E pronunciasti queste parole. Le donne sono sempre molto pericolose. E affrontare quel pericolo che rende gli uomini vivi. Tutto il resto è semplicemente routine, banalità. Io con te sono vivo come mai potrei esserlo, Maria. Mi hai posseduta ancora di più. In profondità, dopo che mi hai detto queste parole, più che con il tuo corpo, che aveva appena finito di penetrare il mio, te lo ricordi, Fifitto? Questo mi dicesti, non te lo ricordi più? Forse non sei così maturo, beh, non sei così sensibile, non sei così amante. E vivi di passioni, non di amore. Chi sei, Fifitto? Che mostro sei? Come puoi trattarmi così dopo tutto quello che abbiamo vissuto? Perché non mi parli? Perché non mi dici nulla? Cazzo, Fifitto, parlami! Non è morale, è questo il problema, sì. Se l'avessi avuta, ti saresti comportato diversamente con me. Avresti detto che era finita, che non mi amavi più, non mi ami più, eh? Mi avresti detto queste parole. Io non accetto questo abbandono lento e vigliacco, no, non lo accetto, per questo ti sto parlando. Mi sento di essere stata una rosa di scorta, una dama di compagnia per fare sesso.
Mi hai adulata di complimenti tutti i giorni. Vedo Fifitto, mi hai detto che era la donna migliore che avresti mai potuto incontrare. Una donna pericolosa, ma che ti dava la vita, la passione, l'entusiasmo, la forza per tutto quello che facevi e che avresti fatto. Tutte queste cose mi hai detto, mi hai fatto sentire una dea, mi sono sentita una dea, ma stavi solo giocando con me. Hai giocato con la mia sensibilità, con il mio amore, con la mia passione, con la mia vita. Mi hai usata, sì. Sì, sì, mi hai usata per i tuoi scopi. È questo quello che adesso ho chiaro, mentre ti sto dicendo queste cose. Sei un vigliacco. Un pusillanime. Sto diventando cattiva, eh? Ah, lo so, mi dispiace, ma è quello che penso adesso. Io ho fatto un errore gravissimo. La colpa forse è mia, che mi sono fidata di te, che mi sono abbandonata a te. Sì, forse è mia. Si impara sempre dalla vita. E si impara soprattutto dal dolore e dalla sofferenza. Come il dolore che mi sta distruggendo adesso. Come la sofferenza che mi divora da giorni. L'immagine di te è stata quella di un cavaliere indistruttibile. Che per me avrebbe dato la sua vita. Mi sbagliavo di grosso. Cazzo. Proprio una cantonata di petto ho preso. Ti sei proprio... preso gioco della mia sensibilità, proprio perché sai quanto sono vulnerabile. Quando amo, mi hai sempre detto che sono una persona sensibile, che ho una morale preziosa, che ho un'etica che affonda radici profonde. È vero, Fifitto, è tutto vero. Ma proprio perché è vero, è lì che mi hai fottuta per te. Lunghissimi anni. Ah, ma forse hai bisogno di gente mediocre che deve sottostare al tuo potere. Come non è così, non potrebbe mai esserlo. Forse hai bisogno di servi, di portaborse, di camerieri. Forse sì. Come fai in politica? Sì, 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 in politica, cazzo. Sei un politico, è tutto chiaro adesso. Tu sei un politico di merda, anche nella vita intima, privata, passionale. E un politico non deve avere etica, non deve avere morale. Non deve essere sensibile al dolore altrui, alla sofferenza degli altri. Un politico deve essere cinico e amorale. Non deve essere empatico, altrimenti viene fottuto. Ecco chi sei. Politico cinico e amorale che è disposto a tutto per raggiungere i suoi obiettivi. Ho imparato la lezione. Diventerò cattiva adesso. Lo so. Non mi dispiace. Devo diventare cattiva. Almeno posso dire che da questa esperienza ho imparato qualcosa. La cattiveria per proteggermi. Giocare. Anticipo per non soffrire, per non essere colpita a morte all'improvviso da te, come stai facendo adesso tu con me, come hai fatto tu ora. Ecco, forse è questo quello che dovevo imparare, sì, sì. Pronunciate singhiozzando e a stento queste ultime parole, Maria diruppe in un pianto disperato, irrefrenabile. Voltò le spalle a Fifiddu, si alzò nuda dal letto, corse verso il bagno e si chiuse dentro a chiave. Un gemito di dolore e di disperazione confuso con lo scroscio dell'acqua, della doccia sotto la quale si rifugiò,
sperando di trovare vano conforto, rimbombò nell'appartamento. Fu quella l'ultima volta che si videro, l'ultima volta che Fifiddu aveva sentito la voce di Maria, che saranno guardati negli occhi, l'ultima volta che Fifiddu aveva sentito il profumo della sua pelle morbida e delicata, l'ultima volta che aveva guardato il corpo di lei nudo allontanarsi dalla sua vista, un corpo perfetto per i suoi desideri, di una bellezza soffocante, che vedeva divina, un corpo al quale aveva sempre pensato non avrebbe mai potuto rinunciare. Fu quella l'ultima volta che aveva chiuso alle sue spalle la porta dell'appartamento di via Ernesto Basile. Fifiddu vide scorrere velocemente quelle immagini mentre Maria gli aveva parlato a pochi passi dal Teatro Massimo, mentre stava ascoltando la sua voce che gli aveva dato tremiti sublimi e indimenticabili. Era rimasta di una bellezza soffocante. Dopo tanti anni lo stordiva ancora. Quei ricordi trapassarono la sua mente come una cometa che attraversa l'atmosfera e lascia il suo strascico luminoso. Fece questi pensieri repentini. Si fermò un momento al bar costa di via Macheda e poi immaginò quello che avrebbero potuto fare dopo che lo sguardo di lei lo aveva colpito impetuoso, carico di passione non ancora assopita. Si erano lasciati accanto alla cancellata in ferro battuto dell'elegante e armoniosa scalinata che conduce al foyer di quello splendido teatro disegnato dall'architetto Basile e voluto dalla cultura patrizia di allora che governava la città. Immaginò quello che sarebbe potuto accadere, come se i protagonisti fossero altri. Immaginò quello che Maria avrebbe voluto fare insieme a lui, come se i protagonisti appartenessero a un racconto onirico, come se i protagonisti non fossero loro che erano stati amanti, voraci, inseparabili. Entrarono nella stanza. Fifiddu chiuse la porta dietro di sé e fece passare davanti a lui Maria. Si fermarono al centro del salone arredato con arazzi e dipinti d'arte moderna. Tappeti persiani spessi e colorati, mobili che tracciavano linee eleganti e moderne, illuminate da una luce potente che attraversava le fessure delle persiane in noce tenute socchiuse. Fifiddu si slacciò la cintura e abbassò i pantaloni. Maria seguì con lo sguardo i calzoni Incotex sbottonati arrivare alle caviglie, mentre la sua attenzione si era fermata al bacino di lui. Si inginocchiò quasi di scatto e lo prese tutto in bocca. Lo assaporò, lo gustò, lo tenne avvolto con le sue labbra carnose e abbracciato con la lingua nascosta dentro la bocca che ruotava lentamente. Lo prese a sé, poi allungò le mani afferrandogli i muscoli dei glutei e premette a sé il bacino di lui. Alzò lo sguardo cercando gli occhi di Fifiddu che la fissavano dall'alto e lui le afferrò i capelli e l'accompagnò nei movimenti lenti ma ritmati che gli procuravano scosse repentine e fremiti incontrollati. Maria adesso sentì le vibrazioni di lui attraversargli le labbra carnose e la lingua che avvolgeva ingorda la cupola divenuta turgida, calda, vulcanica. E Fifiddu soffocò il respiro divenuto aritmico e sempre più rantoloso e mise una successione asintonica di suoni gravi e soffocati. Le campane della chiesa dei Santi Pietro e
Paolo, a pochi passi dal Palazzo Liberty, dove si trovava il suo appartamento, suonarono l'Ave Maria. Fu a quel punto che Maria sentì la lingua che le vibrava al ritmo delle convulsioni del frutto che la colpiva violento e dritto alla gola. Aumentò il ritmo ondulatorio del suo capo, ingoiò la saliva e aromi che l'attraversarono fino a farle sentire l'interno delle sue cosce roride di un liquido profumato. Sentì vampate vulcaniche e una voglia incontrollabile di possederlo. Il frutto prelibato di lui, Maria lo aveva reso incandescente, irresistibile, per la sua bocca, per il suo delta, per il suo ventre, divenuto morbido e accogliente. Fifiddu chiuse i pugni stringendoli tra i capelli neri, voluminosi, morbidi di lei. Premette con forza i nocchi delle mani chiuse contro le tempie di Maria e lei sentì nelle ossa del suo cranio quella forza vigorosa e maschia che amava. Sentì un'altra scossa di piacere affogata dall'ambrosia di lui, le ostacolava il respiro. Il bacino iniziò a colpirle le labbra e Maria non ebbe più il controllo del suo capo, oramai abbandonato alla morsa violenta di lui. I colpi furono vigorosi. Maria sentì quella forza darle intense vibrazioni di piacere e lì l'eccitazione scorrerle tra le gambe divenute adesso il letto di un meloso torrente. Le corde vocali di Fifiddu emisero rauchi gutturali da baritono singhiozzante. Le narici di Maria divennero africane per ispirare aria e respiro a ritmo di tamburi e bongas brasiliani che preparavano un finale tempestoso, tropicale. I quadricipiti di Fifiddu si rigidirono e divennero duri come l'acciaio. Le unghie di Maria affondarono i glutei di lui, lasciandogli cicatrici e rosso sangue. Un grido soffocato di Fifiddu anticipò ad un attimo l'eruzione di miele bianco di Zagara, caldo, viscoso, che Maria sentì scorrerle nella gola riscaldata da quel sapore acre e denso. Respirò, come appena emersa da un'immersione maiorca. Lo guardò negli occhi e li vide ancora chiusi di piacere. Lo prese con entrambe le mani e lo leccò lentamente e delicatamente. Fifiddu la lasciò fare e la osservò con tenerezza. Dopo pochi istanti la sollevò con forza, avvicinò le sue labbra alle labbra paonazze di lei e la penetrò con la lingua alla ricerca della sua lingua. Si strinsero, avvinghiandosi l'uno all'altra. Sentirono i battiti rispettivi e si lasciarono cadere esanime lui, eccitata lei, sul morbido e spesso tappeto persiano, gabbè.